ambi. Ricordo benissimo quel giorno in cui decisi che non mi sarei formato una famiglia. Mi trovavo a Londra. Passeggiavo in un parco. Riflettei che uno schiavo non ha il diritto di aver figli. Ed io ero uno schiavo, un ebreo polacco sotto l'occupazione russa. Quella decisione mi parve quasi una forma di suicidio. Eppure, condussi quella vita caotica, solitaria, disordinata, senza tentennamenti. Chi vi racconta che si sacrifica per qualcuno o per qualche ideale non è che un gran bugiardo. Qualcuno ama il gioco o preferisce le donne o non si perderebbe una corsa di cavalli, e io adoro i piccoli. Ma io non mi sacrifico affatto. Io non lo faccio per loro, ma solamente per me. È proprio un bisogno mio. Perciò non credete a chi parla di sacrificio, è un ipocrita. Il vostro vecchio dottore vi saluta tutti. Buongiorno. Ah, il nostro caro vecchio dottore. Buongiorno, signora. Vorrei vedere il direttore. Ah, sì, certo, ma ora credo che aspetti un certo dottor Goldschmidt. Ma sono io il dottor Goldschmidt? Dice davvero? Noi siamo molto soddisfatti della sua collaborazione. Vorrei dirle che l'apprezziamo molto. Prego, si accomodi. Allora, se è così, vorrei approfittare di questa occasione. Le espongo la mia idea. Lei già conosce la piccola rassegna, non è vero? Saprà che ha avuto un enorme successo. La redazione della rivista è affidata ai soli ragazzi. C'è chi raccoglie notizie, che scrive gli articoli, che li impagina e segue la stampa. Un'intera generazione di bambini ebrei ha imparato così, e grazie a questo giornalino ha imparato a leggere e scrivere in polacco. E io credo che qualcosa di simile si possa realizzare tramite la radio. Io purtroppo devo informarla che è stato deciso di sospendere almeno per un po', credo, la sua trasmissione. E perché? Vede, la situazione politica ora in Polonia non è facile. Sì, capisco, ma io non mi occupo di politica, semplicemente di educazione. Sì, io non lo discuto, ma è il suo stesso personaggio che sta provocando delle controversie. Ci fanno pressioni. Io ho commesso uno sbaglio. Dovevo firmare di presentare il programma, non dico con il mio vero nome, ma almeno col mio vecchio pseudonimo, Korczak, capisce? Ma mai come l'anonimo vecchio dottore. Mi illudevo così di non creare alcun tipo di problema. Non ero io un ebreo, ma un dottore qualsiasi, un vecchietto. Non è vero, per non provocare reazioni. Vorrei chiarire la situazione perché non ci siano malintesi. Non si tratta di una mia iniziativa e neppure dei miei superiori. Sono state delle pressioni da parte di alcune forze... E da parte di chi? Lei deve dirmi da parte di chi. Mi rendo conto che, data la situazione, la mia proposta non ha più senso né valore. Non è detto. Solo per ora. Mi ascolti, dottore. Le faccio una richiesta precisa. Tra una settimana lei andrà in onda. In quell'occasione lei dovrà avvertire i suoi ascoltatori che è la sua ultima trasmissione a causa di precedenti impegni. Lei dovrebbe in un certo senso rassicurarli, altrimenti arriveranno migliaia di lettere di protesta dei nostri ascoltatori. La sua trasmissione gode di molta popolarità e noi temiamo eventuali reazioni. Allora temete gli uni e gli altri? Già, è così. Ancora una cosa. Terminata la trasmissione, vorrei invitarla ad una festicciola. Niente di importante, semplicemente per esprimerle la nostra gratitudine. Da molti anni io mi batto per la dignità dei bambini. Però una volta mi hanno chiesto giustamente: ma oggi chi è che rispetta la dignità di un essere umano? Maria, piccola, che ti è successo? Su, 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 vieni da me. Su, non piangere. Non è niente, è appena uno sgraffio. Fra poco non sentirai più nulla, eh? Su. Piano. Adesso non senti più niente, vero? Tutto bene adesso. Su, andiamo, vieni con me. Ho una lettera, me l'ha data Marina per il dottore. La prendo io.
Il dottore ha da fare adesso. Sono venuti a trovarle i suoi vecchi allievi e non avrebbe modo di leggerla. Non avremmo dovuto vederci davanti alla chiesa. Ma non era sicuro. Me l'avevi promesso. Ho aspettato 2 ore, l'ha imparato. Un cane mi ha scambiato per un albero. Mi ascolti, dottore. Quando abbiamo lasciato l'orfanotrofio, eravamo convinti che il mondo fosse tutta bontà. Eravamo ancora ingenui a 14 anni. Dovevamo affrontare la vita. E lei ci ha insegnato la fiducia nell'umanesimo e negli ideali. Beh, tutte cose inutili. Democrazia, comprensione, libertà, rispetto reciproco. Si sono rivelati soltanto utopie quando abbiamo conosciuto il mondo. Ci siamo ritrovati completamente disarmati. A mio parere, dottore, dovrebbe prendere una posizione precisa a favore del proletariato. È vero. Invece di sostenere che gli altri polacchi sono fratelli di noi ebrei. I nazionalisti aggrediscono i nostri studenti. Saccheggiano i nostri negozi. Sami, Josek! Non allontanatevi troppo! Non potevo dirvelo! Ehi, stai attento. Per favore, dottore, glielo dica lei. Non serve preoccuparsi tanto, non ce n'è motivo. Anche se annegassero non sarebbe la migliore soluzione per un orfano ebreo. Aspetta, guarda che faccio. Attenta, Io non sono venuta qui per lavare la merda dei giudei. Misura le parole oppure te ne pentirai. Figuriamoci. La signora ha ragione. Non è previsto fra i suoi compiti lavare dei panni così sporchi. Questo è esclusivo dovere dei loro genitori. E siccome gli orfani non hanno più i loro genitori ed io li sostituisco, è a far mio lavare questo sudiciume. Lasci stare, dottore, ci penso io. Ci mancherebbe che dovesse farlo lei. No, non fa niente, sono medico e quindi ho toccato ben di peggio. È tornato il signorino Steffa! Buongiorno, bambini, come state? Tutti bene? Dottor Korczak, c'è la signorina Steffa. Adesso ragazzi fatemi scendere per favore. State buoni, non gridate. Arrivo. Beh, visto che ho tanti bambini, da oggi chiamatemi signora, d'accordo? Sì, signora Stefa. Bravissima. Ecco, prendete, chi ne vuole? A te, avanti, prendete. Signora Stefa. Bentornata fra noi, signora Stefa. Ida, lasciati abbracciare, stai bene. Ho fatto una bella sorpresa. Sì, grazie. Ah, Stefa è straordinaria. Ma, ragazzi. Benvenuti. Ma da dove spuntate? Abbiamo fatto una gita in bicicletta, Stefa. Con quel vestito così lungo, dovresti portarlo molto più corto. Soprattutto quando si hanno gambe così belle. Sono arance coltivate dai nostri in Palestina. Già, nei kibbutz ad Aram. Sono belle. È profumata? Certo. È successo qualcosa? Non volevo restare ancora lontana. Laggiù ogni notte sognavo i miei ragazzi. Tutti sono sicuri che la guerra purtroppo sia inevitabile. In Europa si scatenerà l'inferno. Prepariamoci ad affrontare il peggio. A questo punto la guerra ci sarà sicuro. Ma non so se sia il peggio. Ho già visto 2 guerre. Ma in fondo un ubriaco che massacra un bambino indifeso non è ancora peggio? Le ha vedute? Queste arance sono coltivate da ebrei che sono liberi. È il frutto della libertà. Più importante delle arance è la libertà. È avere una nuova fede. No, non piangete, non dovete avere paura. Il temporale è temibile, ma è bello, capisci? Beh, adesso guardate, non tremate. No, no, non abbiate paura. Aspettate, guardate che faccio, eh. Obro con obro! Pioggia, smettila, ti ordino di smettere. Obbedisci, obbedisci. Sei un mago, un vero mago, la pioggia ti ubbidisce. Buongiorno, dottore. Ah, buongiorno. È
Cari amici, oggi la nostra lezione si svolgerà nel laboratorio scientifico. Va bene, andiamo tutti al laboratorio, prego. Quando vi capiterà d'essere irritati o irritabili, quando i bambini vi sembrano insopportabili e con i loro capricci vi fanno perdere il controllo, quando vi capiterà di scattare e di reagire d'impulso in maniera irrazionale e di picchiarli, in quel momento dovrete ricordare quel che vedete ora, osservate attentamente. È proprio così che si comporta e reagisce il cuore di un bambino impaurito. Mi aiuti a portarlo al sicuro. Voglio scusarmi, ma lei non è il dottor Korczak. L'ho veduta nei cinegiornali, nei documentari. Vada a riprendere la mia borsa. Sono emozionato. Non mi sono perduto nessuno dei suoi libri. Mi ero proposto da tanto di scriverle per esprimere la mia ammirazione. Quello che lei scrive... Giovanotto, mi scusi. Apprezzo quello che dice, ma ora mi occorre quella borsa. E sa perché io sono tanto felice di vederla? Perché ho scritto un poema sulla nostra epoca, su quello che si sta battendo su di noi. Il mio fucile. Prende il suo fucile. Dottor Korczak, perché la Francia e l'Inghilterra non si muovono? Lei crede che la Germania ritornerà sui propri passi per paura del loro intervento? Dia una mano. Mi ascolti, dottore. Mi ascolti, per favore. Io ho scritto un poema su quello che stiamo vivendo. Un poema su quello che ci sta succedendo. Me lo porti via, Crocimona, l'orfanotrofio, lo leggerò volentieri. Non disperare. Questa non è la fine, ma solamente il principio. Dottore, per favore, si nasconde. Meglio non dare troppo nell'occhio. Non dovrei farmi vedere? Non in uniforme. Se la tolga è un grosso rischio. Non capisco perché. Mi ascolti, la prego. Lei è sempre stato antimilitarista. Non ha mai nascosto la sua avversione per le ottusità dei militari. Ma ora la situazione è completamente diversa. Sì, lo ammetto. Ma forse hai visto qualcuno in città circolare in uniforme da ufficiale? Ricordi cosa ti ho detto? Proprio perché nessuno ha il coraggio di indossare l'uniforme, io non intendo togliermela. Tutti ci hanno tradito. Io indosso l'uniforme di un soldato tradito. Secondo le disposizioni dell'ordinanza del Governatorato Generale emessa in data 13 settembre 1940 riguardanti le limitazioni di soggiorno nella città di Varsavia, viene creato un quartiere ebraico dove saranno confinati tutti gli ebrei già residenti a Varsavia, compresi coloro che avevano la loro residenza in altri quartieri della città. Tutti gli ebrei dovranno essere ristretti in tale quartiere entro il 31 ottobre 1940. Spero di capitare insieme a te. Noi tre ci mettiamo insieme. D'accordo. Io ho portato solo un giocattolo. Alla finestra. Anche io. Io pure ho portato. La tua mia mano. Andiamo. Andiamo. Dove è tua fascia? Ma io non devo portare. Tuo nome? Piotr Zalewski. Ebreo? No, ma io... Silenzio, leva tua cosa dal carro. Mi ascolti. La prego, io ho sempre lavorato per questo orfanotrofio. Sono ormai 22 anni che... Chiudi la bocca! Sì. Anche una polacca? Sì.
Polnische Schweine, servi dei giudei. No! Non fateci del male, lasciateci entrare, non sappiamo fare altro. Abbiamo vissuto con loro, vi supplico, non separateci dai ragazzi dell'orfano proprio. Togliete subito la vostra roba dal carro. Non per loro, vi supplico, abbiate pietà di noi. Non sapremo dove andare, abbiate pietà, pietà. No! Viene concesso ad ognuno di portare con sé il bagaglio personale oltre... Ragazzi, non abbiate paura, staremo tranquilli qui. L'importante è restare tutti insieme, non disperdetevi, restate in fila. Non ho visto il carro con le patate. Eniek! Eniek! Dov'è il nostro carro? Non lo so. Non lo so, non lo vedo. È scomparso. Scomparso? Protesto con la Gestapo. No, dottor Korczak, può essere pericoloso. Facciamo a meno delle patate. Farne a meno. Non sai quanta fatica mi è costata a procurarmele per i bambini. È un'autentica vergogna. Non credevo che qualcuno fosse tanto vigliacco da rubare agli orfani il loro cibo. Chi è che protesta? Qualcuno dei vostri uomini ha confiscato un intero carico di patate destinate all'alimentazione di 200 bambini. Io protesto vivamente. Ne esigo l'immediata restituzione. Non permetto che dei bambini soffrano la fame. Un momento. Erano patate destinate ai giudei? Già. All'orfanotrofio. Io non capisco che cosa c'entrate voi. Sono il direttore dell'orfanotrofio. In che senso, direttore? Non sarete giudeo? Già. Sono ebreo. E perché non avete la fascia al braccio? Ci sono certe leggi che non meritano d'essere rispettate. Per la vostra insolenza voi finirete in galera. Noi siamo già in galera. Entro e non oltre il 31 ottobre 1940. È concesso loro di portarsi, oltre il bagaglio personale, coperte e lenzuola. L'anziano del consiglio ebraico provvederà all'assegnazione degli alloggi. Attenzione, le seguenti vie separeranno il quartiere ebreo dal resto del territorio cittadino. Via Gelna, la via Trolevska, la via... Eva, come mai sei qui? La via Pieleona, la via Telato. Sono venuta qui con Marina. Avevo paura di non trovarti. Sei gentile. Beh, io ti pensavo, sai. Sì, farò in modo di rivederti. Vedrai, in qualche modo verrò a trovarti. Grazie, Josek. Troverò il sistema. Sono contenta di rivederti. Dov'è ora? È andato a protestare con la Gestapo. Hanno confiscato un carico di patate. Ma è una follia. Conosci il dottore? Assomiglia in modo impressionante alla mia povera bambina. Pula, non allontanarti. Potrei portarla con me a casa mia. Nessuno verrebbe a sapere niente. Noi vorremmo evitare di separare i nostri ragazzi. Pula, tu mi conosci. Io ti voglio molto bene. Sono amica di Stefa e del dottor Korczak. Vorrei tanto che tu stessi un po' di tempo con me. Non sarai sola. Ho tanti bambini anch'io. Sì, è vero, Paula. Staresti molto bene, Paula, a casa della signora Marina. Lo sai che puoi fare? Falle vedere i tuoi sassolini. Ah, sì, certo. Lo sai, Paula, che potresti giocare tutto il giorno? Coraggio. Va con la signora Marina, ti vuole bene. Mi fai vedere i tuoi sassolini, tesoro? Sì, a casa, eh? Avverti Korczak che non deve opporsi. Digli che abbiamo ottimi documenti per lui, un rifugio. Ti supplico, avvertilo. Sì, glielo dirò. A presto. Non abito più nella casa di prima. Stai buona. Ma non si può. Stai buona, Paula, per favore. Fascia, non si può. Sì che si può, l'ho chiesto al dottore e ha detto di sì se stai con me. Neanche lui la porta. Josek. Ti rivedrò, Eva. Non mettete tempo. Ciao. Avanti. Via Dluga, da via Dluga a via Bielanska. Via Bielanska. Adesso lavoro da una sarta! In via Povislo! Come si può essere tanto malvagio? Le bestie vengono trattate meglio. È sceso l'anticristo sulla terra. Signore, Dio, so che ci lascerò la pelle qui dentro.
quei traditori. Deve farsi forza. Non dia loro nessuna soddisfazione. Resista per te. Il governo ci ha ingannato. Quei farabutti sapevano già tutto. Si sono messi in salvo all'estero e ci hanno consegnato a Hitler gli acchi. Deve avere coraggio. L'importante è resistere. Vedrà che si salverà. Lei è più forte di me. Troverà anche lei la forza. Mi porta rancore per quello che ho fatto? Ah, no. Amico mio, la guerra provoca molte sofferenze e molte nuove tragedie, ma serve a cancellare tante cose che ci sembravano importanti. E credo inoltre che in un futuro non ripeteremo più gli stessi errori. E forse mai più un polacco perseguiterà il suo fratello soltanto perché egli è un ebreo. E almeno io lo spero. E forse credo che noi due stiamo già vivendo questo momento. Dottor Goldsmith, prenda le sue cose. Venga. Deve trovare la forza in sé. Che Dio l'accompagni e la protegga sempre, dottore. Buongiorno, dottor Korczak. Ihr Gesundheitszustand macht es also notwendig, Sie haftunfähig zu schreiben. Io non parlo la vostra lingua. Dottore, la prego, non sia ostile. Dottor Korczak, io so che il suo tedesco è ottimo. Ho ascoltato la sua relazione presentata al congresso di Berlino nel 1929. Fu un evento eccezionale e devo ammettere che ha cambiato molto la mia vita. Ma torniamo a noi, lei sta male, eh? Sono in perfetta salute. La prego. La giacca abbia favore. Venga, dottore. Distopica 10? Non ne ho mai sofferto. Benissimo. Questa è la richiesta per la sua immediata liberazione. Disturbi cardiaci, stato fisico generale debilitato. Deve riguardarsi, dottore. È stato malmenato? Capisco. Dottore, vorrei consigliare di portare sempre la sua fascia al braccio. La prossima volta potremo essere meno fortunati. Non metterò mai la fascia. Mai. Avanti. Lasciami. No. Mi fai male. Vieni. Lasciami. Sto fermo là. Rubi le patate, eh? Piccolo delinquente, vi faccio vedere io. Fermati. È una vergogna picchiare un ragazzo. Allora, che vuoi fare? Vi dico che non posso fare il palazzo, non mi conviene dare le mie patate. I vostri orecchini non servono a spadare. Abbiamo solo posate d'argento. È arrivato il dottore, è arrivato il dottore! Thank you.
liberato! Finalmente di nuovo con noi! Lasciatelo respirare! E i miei bambini! Bello! Tutti con me, ragazzi! Il trenino dell'allegria! Ormai si sono abituati, ma è sempre un incubo. Dov'è Paula? Se ne è accorto subito, Marina l'ha portata nel suo istituto. Marina mi ha detto che potrebbe tentare di nascondere altre ragazze presso di sé, se lei è d'accordo. Purtroppo bisogna fare una scelta. Bisogna scegliere ragazze che non diano nell'occhio. Come può concepire una cosa del genere? Faremo una selezione come fanno i tedeschi? Sono privi di ogni scrupolo, ma risparmieranno i nostri ragazzi. E comunque, nell'ipotesi peggiore, noi dovremo stare con loro. Dottore, Marina e i suoi amici mi hanno pregato vivamente. Lei dovrebbe rifugiarsi nel quartiere Ariano, dove è pronto un nascondiglio sicuro. Non sarebbe un atto di egoismo salvare la sua vita, ma un suo preciso dovere. Un dovere verso noi tutti. Ma lei è malattia, Stefano. Ma è inconcepibile. Il mio preciso e unico dovere è di rimanere sempre accanto a voi e ai ragazzi, in qualsiasi circostanza. Ci ripeto. È fuori questione. Spera che si salveranno. Che cosa sarà di loro? È sempre più difficile trattare con il comitato. Non danno più nulla. C'è tanta gente veramente disperata e affamata che io mi vergogno di chiedere. I nostri orfani non hanno bisogno come gli altri. Che cosa c'è da vergognarsi? È in gioco la vita dei nostri ragazzi, no? Da domani il portone resterà chiuso. E non dovrà mai essere aperto senza una mia precisa autorizzazione. E le finestre che danno sulla strada dovranno essere tutte ermeticamente chiuse. Loro ci hanno separato con un muro dal resto del mondo e noi ci separeremo da loro. E i ragazzi non usciranno mai da soli sulla strada. Bisogna proteggerli da quello che accade là fuori. Io credo che sia impossibile. E allora dovremo fare l'impossibile. Capisco che un totale isolamento sarebbe assurdo, perciò troveremo qualcosa che ci tenga occupati qui. Qualcosa che occupi in particolare i ragazzi, ci penserai tu, Esther. Pensavo ad una giornata organizzata come a Crouch Molm. La prima colazione, un po' di ginnastica e poi... E poi tutti in classe, a studiare. Io invece mi occuperò dell'approvvigionamento e troverò i fondi necessari anche se dovessi andare a cercarli all'inferno. Voi non mi conoscete? Stefa forse sì. Ha imparato da tanto tempo. Abbiamo già conosciuto la disperazione. Ma un miracolo potrebbe accadere ancora una volta. Mi capita ora di fare strani sogni. Sogno roba da mangiare. E dire che neanche un anno fa non sapevo che cosa mi piacesse. Capita anche a me. Fragole e lamponi con la panna. Lepre e cavoli in padella e vino bianco.
No, non bianco, meglio rosso. Champagne e gelato con le cialde. Avrò bevuto solo 3 volte lo champagne. E saranno 20 anni che non assaggio un gelato. Sono stato stupido, no? Nessuno ha sparato, dormi. Dormi tranquillo. Dove sono? Nella mia stanza. Nel mio letto, è comodo, no? Non ci stai bene? Vuoi andartene? Non le dà fastidio. No, non mi dai fastidio. Adesso dormirai tranquillo, non è vero? Ascolta. Il pollice sinistro saluta il pollice destro. Buonanotte, pollice, buonanotte. E la manina sinistra allora saluta quella destra. Buonanotte, dormi bene, manina mia. Brava, dormi tranquilla. E la brava manina sinistra ora ha altro da fare. Ciao, manina, dormi. Ecco che la manina sinistra si rivolge alla testolina e le dice: dormi, dolce testolina. Dormi e fai tanti sogni d'oro. Brava, dormi, dormi, dolce testolina, dormi, sogna, sogna, sogna. Piangente sul suo letto, la nonna desolata si chiedeva se Lulano l'avrebbe più invitata. Ehi, ehi! Miei ulani, forti ed eleganti, le fanciulle a voi stringete con baci inebrianti. E questa la conosce? Bel capitano mio, d'amore un vostro cenno, d'amore e io perderei il segno. E io perderei il segno. E alla mia virtù direi sicuro addio. D'amore un vostro cenno, e io perderei il senno. E alla mia virtù direi sicuro addio. Mamma, non disturbare il signore. La 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 la. Mamma. Ascolti, per oggi 1 o 2 sacchi di farina forse glieli potrei anche dare, ma a patto che non mi chieda nient'altro e sia chiaro comunque che sarà l'ultima volta. Non le nascondo che da lei mi aspettavo più generosità. Max, il pranzo è in tavola. Per favore, aspetta ancora un istante. Mi scusi, dottore, lei resta a colazione insieme a noi? No, grazie, molto gentile. Bel capitano mio. E dalla mia virtù. Direi sicuro addio. Se le persone generose e benestanti come lei non ci danno una mano, su chi possiamo contare? Questo è un suo preciso dovere morale. Non solo verso i miei orfani, ma nei confronti della nazione per non vergognarci di essere uomini. Caro amico, non so se lei capisce quali conseguenze questo cosiddetto dovere ha per me. Migliaia di sconosciuti che fingono di essere miei parenti mi stanno letteralmente assediando. A casa mia. Vengono da tutte le parti, abbandonano le loro case, vengono tutti da me. È una maledizione. Mi perseguitano, venga a vedere. Vorrei non avere più niente e così questa persecuzione finirebbe e mi lascerebbero in pace. E questo non è più un dovere, ma l'inferno. Se non vuole che io la odi, non venga più qui, per favore. Me ne darebbe 3 sacchi.
Sì. E 300 slot. Perché girate queste scene nel ghetto? Penso per propaganda. Comandante Goebbels vuole mostrare ai tedeschi che razza, che miserabili sono gli ebrei. Non abbiamo più niente da mangiare. Beh, vogliono reclutare uomini validi per sgombrare le macerie nei quartieri di Versailles. La paga è il rancio 2 volte al giorno. Al vostro posto io mi presenterei. Buongiorno. Buongiorno, dottor Korjak. Queste salsicce non saranno fatte con i cadaveri, costano troppo poco per essere carne di cavallo. Con la fame che c'è, mangi e ringrazi Dio. Guardi qui. È marcia, è piena di vermi. Se la riprenda. Che cosa vuole da me? Non l'ho obbligata io a venire qui. Questo non è più un negozio, né lei può essere più una cliente, come io non mi considero più una commerciante. Lei mi paga con della cartaccia stampata che non vale niente, lei non ci perde niente e io non ci guadagno niente. Com'è possibile che li imbrogli? Che cosa ci ricaverei dell'altra cartaccia? Però bisogna pure fare qualcosa, no? Dai, ti aiuto. Nascondiamoci qui. Si farà sparare addosso. Lui non vuole capirlo. Scappa sempre via, attraverso il muro. Io mi sento morire quando non me lo trovo accanto. Vorrei che lei lo prendesse con sé. La supplico. La supplico, lo prenda con sé. Stai piangendo. Lo sai che io ti voglio bene. Sluma, è il nostro amico dottore. Lui ti accoglierà con sé nel suo orfanotrofio. Per il tuo bene. No, non voglio andarci. Io non ti abbandono. Ascoltami. Il dottore mi ha promesso che potrai venire da me ogni giorno e mi porterai qualcosa da mangiare. Hanno tanto cibo loro. Ora va meglio. Aveva la testa che brulicava di pidocchi. Bisognerà evitare che torni in strada. Allora anch'io dovrei evitare di uscire. Purtroppo non posso farne a meno. Devo vedere mia madre.
Vestiti ora. Siediti qui. Hai mai contato le tue cicatrici, eh? No, devo contarle. Può essere una soddisfazione. Sono ricordi di cui essere fiero, di battaglie vinte, di atti di coraggio. Ti ha anche morso un cane. Come lo sa? Non mi sfugge niente. È stato un pastore tedesco, vicino al muro, là dove c'è un passaggio. Sei anche rimasto preso nel filo spinato? No. Era una staccionata. C'era un chiodo sporgente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beh, hanno circa una ventina. Così almeno mi risulta ad un esame superficiale. Niente male. Su, rivestiti. E questo? Ah, ce l'ho da quando sono nato. Mio padre una volta mi ha detto che quando uno nasce con questo segno può diventare un uomo famoso. Mio nonno aveva anche lui un neo ed è diventato un famoso rabbino. E anche tu vorresti diventare un rabbino? I rabbini non fanno niente oltre che leggere i libri sacri. Ah, e a te non piace leggere? No, non troppo. Tu preferiresti viaggiare? E come lo sa? Ah, lo so e basta. Anch'io una volta sognavo di viaggiare continuamente. Sognavo di cambiare il mondo. E in che modo cambiarlo? Beh, abolendo il denaro, per esempio. Non ci sarebbero stati più poveri e ingiustizie. Non è possibile. Tu ora già lo sai, ma io allora ancora non l'avevo capito. Quando finalmente l'ho capito era troppo tardi. Ma uno deve provarci, no? Non sei d'accordo? Può darsi. E lei è diventato famoso? Forse ci sono riuscito, però potrei diventare ancora più famoso. Ma è troppo vecchio. È vero, purtroppo. Ma vedi, anche un vecchio a volte può riuscire ad avere quello che vuole, lo sai? Peso 19 e mezzo oggi, dottore. Va bene, scrivilo sul registro. Su, sbrigati, Sloma. Sbrigati. Sbrighiamoci. Joseph. La signora Stefano vuole... Joseph, ecco Sloma, un nuovo compagno. Joseph sa tutto della nostra casa e ti farà da guida. Se avessi un fucile gli spaccherei il cuore. Calmati, non ti ha fatto niente. Gli hanno ordinato di stare qui e che cosa vuoi che faccia, eh? Forse l'hanno appena richiamato e pensa solo a salvare la pelle. Non ti ha detto che cosa pensa il dottore? Che non dobbiamo odiarlo. Forse quel soldato era un maestro o un giardiniere. Può anche darsi un macellaio, no? Il dottore non odia nessuno. Siamo noi a pulire e a servire a tavola. Noi mangiamo laggiù. Qui c'è un laboratorio. Ah, guarda, questo armadio l'ho fatto io. E questo sgabello... Non darti tante arie con me. Che ti prende? Sei diventato matto. Ehi, ci picchiamo. Sei un bamboccio. Sei troppo piccolo. Quanti anni hai? 12 anni e mezzo. E poi che ti importa? Niente. In genere quelli così grandi come te non li prendono qui. Però io sono entrato che avevo 12 anni. Non ho chiesto io di venire qui. Hai paura di buscarle da me? Beh, se questo può farti piacere, lo ammetto. Ho tanta paura di te. Per me sei soltanto uno sbruffone. Oh, ma che significa? Il tribunale si riunirà giovedì prossimo. Il tribunale? Sì, quello nostro. Un tribunale e la giuria. I giudici restano in carica 3 mesi, però se lo meritano restano altri 3 mesi. Io ci sono restato 3 volte. 9 mesi di seguito, se vuoi saperlo. Ho giudicato anche il dottore. Perché una volta si era tanto arrabbiato e aveva urlato contro una bambina.
Gli ho affibbiato il 100, voglio dire l'articolo 100. E ha dovuto scusarsi con lei. Ah, sì? Ma chi è questo dottore, in fondo? E perché è famoso? Tu non sai chi è il dottore? Perché dovrei saperlo? Tutti lo conoscono. Lui è il più gran polacco che ci sia al mondo. Sì, ma è ebreo. È il più grande ebreo del mondo. Bisogna vedere se il dottore è d'accordo. Quale dente? Abram, ma è solo questione di un paio di giorni. Sono sicura che Sabinka aspetterà. Non voglio aspettare. Lui ha preso i miei soldi, io li rivoglio. Oppure lo dirà al tribunale. Brutto ladro. Smettila, Sabinka. 19:30. Camille, che cosa ti succede? Mangi tanto eppure dimagrisci a vista d'occhio. Forse mi fanno lavorare troppo, signor dottore. Tu puoi lavorare di meno, eh? Sei furbetto tu. Niente io da fare. Io davvero lavoro troppo. Via, 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 rassegnati. Anche tu sei un gran lavoratore? Dottore, sono molto dimagrito. 25:30. L'ultima volta pesava 27 kg. Dottor Korczak, per favore, guardi qui. Che cosa c'è? Si sta muovendo. Perché viene a dirmi che si muove? Non me lo comprerei. No, no, niente affatto. Ma io speravo che lo comprassi. Ma io non compro detti che si muovono, che ci faccio? Ma fra poco cadrà. Sì, quando sarà caduto lo comprerò, adesso fila. Gli avrebbe fatto un grande favore comprandolo. Verrebbero tutti quelli che hanno un dente che si muove. Se ne approfitterebbero, io passerei per stupido, soldarmi. Per favore, dottore. Sei ancora tu. Perché non vuole comprarlo? Perché se te lo perdessi, tu non torneresti da me per restituirmi quello che ti ho pagato. No, starò molto attenta a non perderlo. Dici? Non lo perderò. Potresti pure inghiottirlo, basta una crosta di pane e addio dente, Abramek. Starò molto attenta a quello che mangio. Se ho ben capito, tu hai un problema molto serio, non è vero, Abramek? Proprio così, dottore. Ecco, ti do 50 grosci, sono molti soldi per un bambino. Una volta potevi comprarci un gelato e due paste, non dimenticartene. Dammi qua. Sai dove possiamo trovare il dottor Korczak? Sta nel tribunale. Dove? Nel tribunale, è là, di fronte. Accusare una persona senza avere la prova della sua colpa è molto grave. Anche se Sabinka ha rubato una volta, questo non vuol dire che continuerà a rubare per tutta la vita. A Zuzza è scomparso il suo pezzo di cioccolato. Noi comprendiamo il suo disappunto, ma la signorina Esther ha molta esperienza e sa che non può accusare senza prove. Comunque, Sabinka, tu perdoni chi ti ha accusato? Sì. Buongiorno, signorina. Buongiorno, dottore. Credevo che il tribunale servisse per giudicare i ragazzi, non per giudicare gli educatori. Non c'è tiranno peggiore di un educatore. Da noi i ragazzi possono denunciare eventuali prepotenze. Voglio scusarmi, dottore. Non ce la faccio più. Come posso mantenere la mia autorità se per ogni sciocchezza devo essere giudicata dai ragazzi? La corte invita lor signori ad allontanarsi per non disturbare la seduta con la loro conversazione. Andiamo su da me, perché altrimenti corro il rischio di essere incriminato per vilipendio della corte. Dottor Korczak, capisco che la nostra posizione è difficilmente accettabile da un punto di vista morale. Ma le dico sinceramente che io l'ho assunta con piena coscienza di responsabilità. Se al posto mio ci fossero altri, andrebbe peggio. La scelta non è più fra il bene o il male, ma fra il male maggiore e quello minore. Su noi del Consiglio grava la responsabilità di migliaia di vite umane. Sono pienamente consapevole che la maggior parte degli abitanti del quartiere ebraico non ha la minima possibilità di sopravvivere se questa guerra dovesse durare un altro anno. So che i poveri deportati saranno eliminati per primi,
E noi cerchiamo di salvare tutti quelli che possiamo. Cerchiamo di salvare le persone più valide. Vogliamo salvare i più giovani, i bambini. Tutti i nostri sforzi vanno in questa direzione. Dio e la storia ci diranno se non abbiamo commesso un tragico errore. Ma per il momento non credo che ci sia concesso di avere dubbi. La situazione è tragica. I nazisti ci richiedono sempre nuovi contributi. I più ricchi hanno imboscato le loro sostanze e noi costringiamo i più poveri a dissanguarsi. Quelli che già muoiono di fame e di freddo. La nostra borghesia fa schifo. Con il suo maledetto egoismo. E poi perché lei ha accettato la costituzione di una polizia ebrea? Non avevo altra via d'uscita. Comunque credo che sia molto meglio di una polizia formata da tedeschi. Il presidente Cerniakov ha ragione. Il signor Jeppner si fa in quattro per rimediare le provviste necessarie per gli orfanotrofi. E per il suo in primo luogo. Mi ascolti, dottore. Non troverebbe posto nel suo istituto per qualche decina di ragazzi che sono ricoverati a Via Gelna? È impossibile. Ho già 200 ragazzi e i locali erano predisposti solo per 100. Non posso rischiare che tutti si ammalino per le pessime condizioni igieniche. Forse potrei accogliere una decina di ragazzi, quelli che stanno peggio degli altri, che hanno più bisogno di cure. L'istituto di Via Gelna è un autentico inferno. È l'anticamera della morte. Il personale è composto da un branco di farabutti, di banditi, mascalzoni senza scrupoli, sicuri di non essere puniti. È una situazione che non sappiamo affrontare. Signori, vi rassegnate a degli eventi che bisogna affrontare con coraggio e senza esitare? Io, d'altra parte, devo pensare ai miei ragazzi, che hanno la massima fiducia in me. Nel ghetto ci sono più di 100.000 ragazzi. Disgraziatamente non sono in grado di occuparmi di tutti e 100.000. Che farà se sopravviverà alla guerra? Che farò? Dovrò occuparmi anche degli orfani tedeschi, immagino. Al consiglio ebraico. Con la presente chiedo di essere assunto in veste di educatore dell'orfanotrofio di Via Gelna. Data la mia vasta esperienza, posso affrontare individui di tendenze criminali, per non parlare di gente inetta e incapace. Mi auguro che tali individui che lavorano nell'orfanotrofio abbandonino spontaneamente l'incarico che detestano, che hanno assunto per mancanza di coraggio e per inerzia. Dottore, la pipì. In cambio, chiedo solo due pasti giornalieri e se non è possibile posso anche rinunciarvi. Firmato Goldschmidt. Dostoevskij dice che tutti i sogni si realizzano col passare degli anni, solo che sono talmente deformati che è difficile per noi riconoscerli. Ma io riconosco i miei sogni degli anni precedenti alla guerra. Non sono mai andato in Cina, ma la Cina è venuta da me. La carestia cinese, la miseria cinese, la persecuzione e la morte degli orfani. Ho chiesto ed accettato un incarico supplementare nell'orfanotrofio di Via Gelna, il mattatoio, la camera mortuaria degli orfani. Non voglio indugiare su questo perché chi descrive le sofferenze altrui si nutre delle loro disgrazie come se non ci fossero abbastanza disgrazie attorno a noi. Thank you.
Per favore, dottore. Non entri nello studio. Mio marito è stato trattenuto dalla Gestapo tutta la notte. È tornato all'alba. Era esausto, ora sta dormendo. Lei sa benissimo. Lo ha visto con i suoi occhi. Che ogni giorno per le strade del ghetto si trovano decine e decine di cadaveri di bambini. Sono bambini senza famiglia, morti di fame e di freddo. Spesso si tratta di cadaveri di bambini abbandonati dai genitori per strada che non hanno i mezzi per seppellirli. Oppure si tratta di ragazzi morenti feriti dai tedeschi mentre cercavano di oltrepassare il muro. L'ospedale è sempre sovraffollato e respinge questi ragazzi moribondi. Così noi dobbiamo offrire loro un posto dove possano morire in pace. Non sarebbe molto costoso, ne richiederebbe tanto spazio. Basterebbe avere uno stanzone con degli scaffali. Scaffali come ci sono nei negozi. E credo che questo sia fattibile. Un negozio abbandonato. E non avremo molta difficoltà nell'organizzarci. Potremmo adagiare sugli scaffali moribondi, raccogliendogli dalla strada. E il minimo di conforto per loro sarebbe riscaldare questi locali con un po' di carbone. Se non è più possibile salvare la loro vita, dobbiamo almeno assicurare loro una morte più dignitosa, meno crudele, un briciolo di umanità e di conforto. Io non chiedo molto, una morte più dignitosa. Dall'esperienza Nivea nasce Nivea Deodorante, un deodorante nuovo che protegge delicatamente e mantiene il naturale equilibrio della pelle, perché la nutre e non la aggredisce. Nivea Deodorante protegge la pelle con dolcezza. E oggi Valle Lata ti regala i filmissimi. Per avere uno di questi 90 film bastano solo 9 prove d'acquisto di Valle Lata in vaschetta. Buona visione. Come? Vuoi scrivere una lettera? Parliamone al telefono, che facciamo prima. La porta! Grazie. Allora, lo chiami tu o lo chiamo io? Lo vuoi chiamare tu? Sì, se lo vuoi chiamare tu, chiama. E chiamalo tu. Una telefonata allunga la vita. Lo chiamo io, lo chiamiamo tutti e due. She wore blue. Per una pelle morbida come il velluto e seducente come la seta. Nivea Body. Fluida nutriente e fluida idratante. Nivea Body Fluida, per una pelle morbida come il velluto. In Europa, quest'acqua, e solo quest'acqua, è imbottigliata da un'azienda che ha ottenuto il certificato europeo di qualità ISO 9002. L'Europa premia la qualità vera. Acqua vera, acqua pura. Ci vorranno 10 minuti. Grazie a Dio sei qui. Mi dispiace. Questioni di lavoro. Che succede? Il capo vuole sapere tutto su Lina. Su Lina? La grande compagnia assicurativa italiana? Mm-hmm. Ma ci vorrà tutta la notte. Deve esserci qualcosa di grosso. Nel 1993 il gruppo Inna ha raccolto premi per oltre 5.000 miliardi, senza contare le proprietà immobiliari, palazzi, appartamenti. Di 35 metri quadri come il mio? No, come questo. Palazzo Strozzi. Inna, il valore dei fatti. Le radici del pensiero filosofico. 10 volumi, 10 videocassette. Una collaborazione Rai Treccani. Il vocabolario delle idee. Idee per il futuro, nate 2000 anni fa. Azione! Hello! Vai sull'Everest! Cosa fai? Non fotografi il panorama? Certo! Ecco perché la Kodak fan panoramic! Che panoramic! E se ti trovi fra acque azzurre e pesci rossi, Kodak Fan Aquatic, la super macchina per foto da sub. E quando scende la notte, Kodak Fan Flash. Flash, flash. E per i momenti normali, le mitiche Fan Mini. Ovunque tu sia, lei c'è. Star Lauro Crociere, quando il sogno diventa realtà. Più sicurezza, la domanda. Fiat Punto, la risposta. Barre laterali e abitacolo indeformabile.
Sistema antincendio FPS a doppia sicurezza. Con doppio airbag disponibile su tutte le versioni. E ABS a partire dalla punto 75. Venite a provarla da concessionarie e succursali Fiat. Fiat punto, la risposta. Il cioccolato. È colpa tua se Sabika è stata accusata. E adesso te la fili, mascalzone. Che cosa succede? Niente. Dottor Korjak. Non è tardi per andare in giro? Veramente, Shloma aveva scommesso con me che avrebbe scavalcato il muro e... C'è riuscito, Oh, si è fatto male. Adesso lo medicherò. Vorrei mangiare, ho fame. Anch'io, dottore. Anch'io ho fame. Sì. Tu corri in cucina e avverti la signora Stefa che ci prepari qualcosa. Noi verremo fra poco. Va. Squisite queste uova natte. È la fame, dottore. Non è vero, sono ottime. Sei bravissima, sei una cuoca eccezionale. Non credo, dottore. Tu mangi tranquillo, eh? Eppure hai rubato la cioccolata a Zuzia. No, non è vero. Shh. Io l'ho trovata. Volevo portarla a mia... Io ti credo. Adesso mangia prima che le uova diventino fredde. Eva! 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 Eva, torna subito dentro! Aspettami qui. Non vorrei metterti nei pasticci. Io lo dico per il tuo bene. Sì, sì. Ora salutalo. E sia l'ultima volta. Sei elegantissima. Come l'hai avuta? L'ho comprata per poco. Ho fatto uno scambio. Con uno del ghetto? Non lo so. Ho un regalo per te. Ti ringrazio. Josek, vorrei pregarti di non venire più a trovarmi, per favore. Ti supplico. La proprietaria oggi mi ha chiesto chi sei. Ho risposto che sei mio cugino. Ma lei sa che tu sei ebreo. Se i tedeschi lo sapessero,
capisci? Io non volevo, sai! Spostati, piccolo. Mamma. Capisci quanto ti amo. Io volevo, quando questa guerra sarà finita, partire per l'America e poi tornare con una bella automobile. E così portarti lontano, via con me. Ma erano sogni infantili, tutto ormai ci tiene lontani. Il mio sogno resterà un sogno. Lascialo perdere, Giada. Non ho più motivo di vivere. Togliti di mezzo. Prego. Vieni qui. Smettetela voi due. Ti faccio vedere. Smettetela. Pazzita! Fermo! Va nella mia stanza immediatamente. Che cosa è successo? Joseph, sei il più grande ed eri un esempio per tutti gli altri. Mia Stefa! Non hai mai picchiato nessuno e oggi alzi le mani persino su Nat. Signora Stefa! Joseph, non riesco a capire. Signora Stefa, vede, Joseph si è innamorato. E per questo picchia gli altri. Ma non è innamorato di Nacta, è innamorato di Eva, quella ragazza bionda che stava con noi. Non può più vederla, per questo è arrabbiato. Mi fa schifo essere ebreo. Natka, vuoi denunciarlo al tribunale? No, non voglio. La mamma. Perché mi ha portato qui? Perché? Ora lei è morta. Senza di me. Perché? Perché? Tua madre è morta tranquilla sapendo che tu eri in salvo. Non ha mai chiesto nulla per se stessa. Soltanto per me. Perché? Perché Joseph mi ha fermato. E dopo lei. Perché ha voluto che io mangiassi? Sono arrivato quando la portavano via. Per un'ora solamente. Le hanno tolto tutti i vestiti. Sepolta nuda. Perché? Perché?
cosa ti è successo? Josek. 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 Stai male? Voglio morire. Lei non ha mai sentito il desiderio di suicidarsi? Sì. Quando mia madre è morta, io avrei voluto suicidarmi insieme a mia sorella. Per il suo bene. Avevo paura che soffrisse senza la madre, ma lei ha rifiutato. Sei innamorato di Eva? Sì. Ne sei sicuro? Prima per me era una ragazza qualsiasi, come le altre. Poi è diventata una persona speciale. Ce n'è altre. Tu lo sai che Natka ti vuole molto bene? Mi dispiace. Lo capisci? La morte è tanto facile, ma la vita invece è tanto complicata. Non pensa che i giovani possano rinunciare alla vita? Se è necessario. Sanno morire con maggiore nobiltà e dignità degli adulti. Questo è certo. Io l'ho capito subito quando lavoravo nell'ospedale. Va a dormire. Josek, ascolta. Hai troppe doti, troppi pregi come essere umano per distruggere tutto quello che possiedi per una ragazza. Noi ebrei non siamo più esseri umani. Sciocchezze. Il Dio ci ha creato tutti uguali. Ah, Shloma ha perduto la madre. Portalo con te a lavorare nei quartieri ariani, anche se piccolo è forte e robusto. Sì, me ne sono accorto. Riposa tranquillo. Avevo solo 5 anni quando morì il mio canarino. Volevo mettere una croce sulla sua piccola tomba, ma la mia governante mi disse che non potevo perché il canarino era un animale, un essere molto inferiore all'uomo. Anche piangere sulla sua morte era un grave peccato. Ma la cosa che mi fece più male fu quando il figlio del portiere mi disse che anche il canarino era ebreo. E io ero ebreo. Lui, il figlio del portiere, era polacco, era cattolico. Lui sarebbe andato in paradiso e io sarei finito in un luogo che, se non era proprio l'inferno, era un luogo scuro, freddo, buio. E io avevo tanta paura del buio. Ci sono novità? Nessuna. Purtroppo ho paura che le sue condizioni siano disperate. Vi avevo detto di non aprire la finestra. Senza dubbio ha preso freddo. No, dottore. Non ha mai aperto la finestra nella sua stanza e non gli ho permesso di uscire. Io mi prendo cura di lui. E adesso vedo, dottore, che tutte le mie cure sono state inutili. Io gli voglio tanto bene. Il destino crudele vuole strapparmi che è la ragione della mia vita. Io farò tutto il possibile per salvarlo. La settimana scorsa ho richiesto la farina per l'orfanotrofio e ne abbiamo ricevuto soltanto un terzo. I bambini sono già denutriti, non possono più resistere. Questa è la fede, può fare il miracolo. Ho le mani legate. Non può più fare nulla. Do quello che posso. Anzi, più di quello che posso. Il consiglio mi accusa di dare più a dei bambini di quanto dia a braccia valide. Guarda, lo scoiattolo è sceso dall'albero, con le zampine raccoglie le bacche e adesso le porta alla bocca, vuole sgranocchiarle. Quanto è carino. Bravissimo, vieni qui, Abramek. Ora devi convincerci che tu desideri tanto uscire di qui. Fuori di qui c'è il sole. Ci sono gli alberi, i ruscelli, le montagne, i fiori. Tutto quello che sognano i bambini. Devi riuscire a far credere a tutti che per te è importante tornare a giocare fra gli alberi. Ma qui dentro non sto male. Sì, è logico. Il dottore è buono con te, ti dà quello di cui hai bisogno. Ma tu devi sentirti come in una prigione. Riesci a capire? Sì, ho capito. Come per noi stare nel ghetto, vero? Già. Già, tu hai capito ora. Adesso vai. Il gong, per favore. Ora recitiamo l'ultima parte. Aprite tutte le porte e le finestre. Come ti senti?
Stai un po' meglio? Sto molto meglio, caro dottore. Finalmente oggi le finestre sono state aperte. E adesso restate tutti in silenzio. La pace sta discendendo su di lui. Io resterò qui al suo fianco. Omolu, gli ho portato dei fiori. Posso metterglieli accanto? Sì. Sono commossa. Era... Chi è l'autore? Bravissimo. Un indiano, Tagore. Ho scelto questa opera perché vorrei che i ragazzi prendessero confidenza con la morte. Vorrei che l'accettassero con serenità come un avvenimento dolce, non pauroso. Entrate. Prego, entrate. Grazie. Ascolti, dottore. Sì? Noi abbiamo deciso di sposarci. Io non saprei quali consigli darvi. Le mie parole non hanno nessun valore. Cosa posso darvi? Io non posso darvi una fede. Perché una fede dovete trovarla voi stessi nel vostro animo. Non posso darvi una casa, perché dovete procurarvela da soli con il vostro lavoro, affrontando sacrifici, fatiche e difficoltà. E non posso neanche darvi l'amore, perché l'amore sembra scomparso da questo mondo e dobbiamo riconquistarlo attraverso la sofferenza. Che cosa posso darvi? Forse solo il desiderio di una vita migliore. Per ora è una speranza, ma è una speranza fondata. E forse questo nostro desiderio riuscirà a condurci ad una fede, all'amore, a una patria. I miei auguri. Fascio per il braccio, chi vuol comprare? Chi vuol comprare? Scappate, scappate! I tedeschi fanno un rastrellamento, scappate! La supplico, non mi faccia deportare, la supplico. Guardi, guardi, io ho un salvacondotto. Hey, don't go in there. Hi, Flower.
Lasciatemi andare, vi prego. Non facciamoci notare, allontaniamoci. Durga! Lasciatemi, io sono una maestra dell'orfanotrofio. Lasciatemi andare, per favore. Non potete portarmi via. Correte a casa, presto, e avvertite il dottore. Non vada nello studio, ci sono i tedeschi. No, grazie. Le chiedo scusa. È per questa continua tensione, capisce? Venga a vedere. Nessuno lo sa ancora. Nessuno. Vogliono che firmi l'ordine per la deportazione in massa. Dio mio, che cosa posso fare? Allora corrisponde una verità alle voci che si sentono nel ghetto. Cerchiamo di difenderci. Cherniakov gioca tutte le sue carte. Quelli usano la violenza adesso. È stata una nostra maestra. Si chiama Esther Vinogradovna. Sì, lo so. Non c'è niente da fare, purtroppo. Niente da fare. Mi ha compreso. Non posso fare niente. Dovrei trovare un altro al suo posto. Dovrei far morire un'altra invece di lei. È mia facoltà. Questo è il mio potere. Sacrificare gli uni al posto degli altri! Si illude che qualcosa dipenda ancora da noi! Mio Dio, per quanto tempo ancora? Korjak deve provare a rivolgersi alla Gestapo. Forse c'è un modo di farla liberare. Si lasciano corrompere. E per il mio orfanotrofio? Per l'orfanotrofio garantisco con la mia stessa vita. In che cosa ho peccato, signore? Ora che i miei piedi sono trafitti dai rovi e le mie mani e il mio cuore sanguinano, io invoco umanità.
Nessuno mi risponde. C'è ancora pietà. Nulla. E con le mie ultime forze io invoco te, Signore. Tu non rispondi. Sono solo. Nonostante tutto, tutte le sofferenze, noi dobbiamo sforzarci di provare a vivere come niente fosse. Un pezzo di pane, anche a me, un pezzo di pane! L'ho preso prima io, dammelo! Lascia! Anhalt! Scendi! Non ho fatto niente! No! No! Vedi! Tu, come mai non la faccia in braccio? Voglio scusarmi. Venga con me, per favore. Solo un momento, per cortesia. Molte grazie. Aspetti, dottore. Aspetti, per favore. Niente, niente. Isaac Schultz. Non mi ha dimenticato, dottore. Sono Schultz, sempre lo stesso. Versa, Isaac. La maggior parte dei clienti sono contrabbandieri. Hanno quattrini, ma rischiano sempre la pelle. Quindi vogliono divertirsi finché si può. Quello là è Ruben, detto anche Mano d'Oro. I suoi affari vanno a gonfie vele. Se lei sapesse quanti quattrini circolano qui nel ghetto. Fa affari con i quartieri ariani. C'è una valanga di merce che attraversa il muro. Sì, e quello là seduto al tavolo con la polizia è Gansweich. Vuole far fuori Chernyakov e diventare lui il padrone del ghetto e fare come Rumakovsky a Lodz. Sarebbe bene per lei fare due chiacchiere con lui. Oh, credo che tocchi a noi ora. Silenzio! State zitti! Silenzio! Basta! Portatemi un vassoio! Cari amici, qui fra noi c'è il famoso dottor Korczak, medico, scrittore e pedagogo, un grand'uomo e deve essere noto a voi tutti. In due parole, ha bisogno di denaro. Sì. Noi ne abbiamo molto, e non negatelo. Vi darà meno di 100 zloty, dovrà vedersela con me.
Avanti, non perdiamo tempo. Grazie, grazie, molto generosi. Svuotate le tasche. Oh, grazie. Grazie. Ah, anche lei, grazie. Oh, bravo, signor Gansmai, c'è stato il più generoso fra tutti. Grazie, grazie tante. Ehi, oh, anche voi, sì. E tu, cara? Grazie, siete straordinari. Grazie, molto gentile. Grazie anche a lei. Molto generosi, molto generosi. Grazie, grazie signora, grazie signore. Grazie, grazie tante, grazie. Per favore, dottore, venga qui con noi. Sì, sì, la invitiamo a bere, ci farà un grande onore. No, vi ringrazio, ma ora devo andare. Caro dottore, io adoro gli artisti. Lei sa chi è Gansmeich? Io sono il vero benefattore del ghetto. Sa chi ha impedito che i ragazzi dell'orfanotrofio venissero deportati? Io so in che modo parlare con i tedeschi. Chi non vale deve essere eliminato. Gli artisti dovranno salvarsi. Musica! Vedete come mi commuovo? In nome dell'azione ebraica combattente! Morti ai traditori! Non ti muovere! Volevano uccidere me! Avete visto? Volevano uccidere me! Dottor Korczak! È morto! E chi? Gansmeich, una ferita leggera. Maledizione, ma ha avuto paura, eh? Come mai frequenta quei farabutti? Che cosa ha a che fare con loro? Ecco, io ho bisogno di molti soldi per l'orfanotrofio. E loro ne hanno più di chiunque altro qui nel quartiere ebraico. Allora anche lei pensa che dovremmo lasciare in pace quei farabutti? Quelli del consiglio ebraico vogliono mandarci al macello per salvarsi loro. Dicono che i vecchi saranno sacrificati per i giovani, i poveri moriranno al posto dei ricchi, i malati per quelli sani, i bambini per gli adulti. Dicono che non dobbiamo ribellarci, altrimenti la pagheranno gli innocenti. Forse i farabutti. Dobbiamo eliminarli. Sono peggio delle belve naziste. Sei tu l'unico dei nostri che fa parte dell'azione ebraica? Già. E grazie ai suoi insegnamenti non sono capace di combattere come gli altri. Io ti comprendo, ma devi comprendere anche me. Sono disposto a fare un patto col diavolo pur di riuscire a salvare i miei ragazzi. Dottore, e la sua dignità? Devo salvare la vita a 200 bambini. Me ne frego della dignità. Non ho più dignità. Dottore? Dottor Korczak? Che cosa è successo? Niente, mi sto soltanto riposando. Se dovessi alzarmi, sarei costretto a camminare. A mettere un piede davanti all'altro. Ah, poi ricominciare. È molto faticoso. Ah. Caro dottore, ascolti. La prego. Deve smetterla. Lei si sta uccidendo. Non può continuare così. Ora ha solo bisogno di riposo, mi creda. Di notte sta sempre sveglio a scrivere e di giorno affronta quei farabutti. La supplico, dottore. Lei non può lasciarci. Non è bello essere ebreo di questi tempi. Peggio ancora è essere un vecchio ebreo malato. Ma la cosa peggiore, fra tutte, è essere un vecchio ebreo malato con 200 bambini che dipendono da te. Ma non ha importanza.
Oggi è stata una buona giornata. Un'ottima giornata. Per sterminarvi tutti col fuoco! Hanno costruito enormi forni! E li riempiranno con i corpi di noi ebrei! Fratelli! Per me, allontanerei i bambini. Molti di loro hanno ancora dei parenti. Altri possono nascondersi nei quartieri iriani. È un rischio da correre. Perché separarli dal loro popolo? Se la nostra nazione scomparisse, non avrebbero possibilità. Nessun futuro. Se è nostro destino scomparire, allora affronteremo la sorte con la massima dignità. Ma forse hai ragione. È meglio allontanarli. No, no. Per niente. Li esporremo soltanto alla paura e alle sofferenze, con pochissime speranze. Io ho fiducia. Comunque hanno detto che avrebbero risparmiato gli orfanotrofi. Sì, l'hanno detto. Bene, ora dormiamo. Buonanotte. Natka. Su, facciamoci coraggio. Dormite tranquilli. Buonanotte, dottore. Buonanotte. Avevo paura di non farcela. È sempre più difficile. Già. Le ho rimediato dei documenti. Li prendo. Non mi dà ascolto, deve nascondersi. È vero che gli ebrei saranno inviati a lavorare nei campi nell'est. Un duro e faticoso lavoro nei campi. Farà molto bene agli ebrei. Come in Palestina. Dottor Korjak, la supplico in nome di quello che ha di più sacro. Lei deve assolutamente salvarsi. Il nascondiglio è già pronto. Le guardie sono state già pagate. Yeji verrà a prenderla alle 9. Speravo sinceramente che non avremmo più parlato. Anche Yeji lo sa. Ho 200 ragazzi. Marina, ma non le sembra assurdo farmi una proposta simile? Che cosa penserebbe di una madre che nel pericolo abbandonasse i propri figli? Come potrei lasciare che 200 bambini in questo momento affrontino da soli la tragedia? Non è concepibile che una persona come lei, che mi è sempre stata vicina, una vera amica,
Non riesco a comprendere questo. Sono arrivati altri reparti, lettoni collaborazionisti. Le deportazioni cominceranno molto presto, come è avvenuto in altre città. Cherniakov mi ha assicurato che ci risparmieranno. Ho parlato anche con Ganzweig. Me lo ha assicurato. Sarebbe interessante vedere cosa farebbe se ora lo salutassi, se io ora gli facessi un cenno. Certamente, con la mia zucca pelata costituirei un ottimo bersaglio. Impugna il fucile. Perché se ne sta così tranquillo? Non ha ordine di sparare. Prendi questo. Sono allegro come un bimbo. Tieni. Io non ti chiamo un mio bene, giusto il tuo cuore. Io ti dico solo padre mio. Padre mio, padre mio, ho tanta fiducia in te. Che buono. Che buono. Per favore. Sì, sì. Alle Juden, raus! Raus! Was ist los? Gut, meine Herren, innerhalb einer Viertelstunde sind wir fertig. Signora Stefa, abbiamo solo 15 minuti. Ragazzi, ora andremo a fare una gita. Una gita? Tutti si mettano il vestito più bello e preparino lo zaino con le loro cose. Abbiamo poco tempo, quindi prendiamo solo quello che è indispensabile. Dottore, dottore, con questo passaporto svizzero lei può allontanarsi dal paese. È un passaporto autentico. Lei potrebbe partire entro pochi giorni senza la minima difficoltà. Isaac. Guardi, abbiamo anche il visto di Berlino, la prego, dottore. Isaac, vada dall'ufficiale tedesco e lo preghi di fare allontanare i cani. Oh. Lo preghi di non spaventare i bambini che usciranno ordinatamente tutti in fila per due. Va bene, dottore. Però mi ascolti, con questo passaporto lei... Vada, per favore. Non faranno difficoltà, basta allontanare i cani e non spaventare i bambini. Tutto a posto, tenente. Bene.
Che sta succedendo? Cos'è questa novità? Sgombrano l'orfanotrofio. Avanti! Ma il dottor Korjak, non torniamo più all'orfanotrofio! Fuori, fuori! Non preoccuparti, risolverà tutto. Ma dov'è? Steinblam, Kleiner, la Seen. Non l'hanno fatto passare. Che vada! No. Ma adesso arriverà. Forse è rimasto all'orfanotrofio! Cerchiamolo! Sì? Sono Josek. Chiamo dal ghetto. Stanno portando via tutti gli orfani. Perché? Non lo so. Tutti noi. Il dottore, la signora Stefa, tutti i bambini. In fila con lo stendardo. Anche di altri istituti. Ciao, Marina! Tutti. Li portano giù alla stazione. Bisogna fare qualcosa. Josek! Josek! Non posso restare qui. Cercherò di richiamare. Signora Marina, dobbiamo tentare qualche cosa. Chiami Cherniakov. Lui sa la verità. Thank you.
Ho una comunicazione per il dottor Corgio. Posso cercarlo? Jawohl, geht die weiter. Dottor Korjak! Il dottor Korjak, per favore! Dottor Korjak! Dottor Korjak! Sì, sì. Dottor Korjak! Dottor Korjak! Lasciatemi! Ho il passaporto americano! Ho il passaporto americano! No! No! Korjak fu assassinato con i suoi bambini nelle camere a gas del campo di sterminio di Treblinka nell'agosto del 1942. È una realtà allucinante che la mente umana non può accettare. Forse per questo si è trasformata in leggenda. La leggenda del dottor Korjak.